Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Questo è il secondo video che faccio in collaborazione con un'altra ragazza che fa sempre video qui su YouTube e sto parlando di Benedetta. Il suo canale è Benedetta Brighenti, vi lascio il link del suo canale sia qua sotto nell'info box che anche qua nelle schede. Mi raccomando, passate a dare un'occhiata perché è veramente una ragazza molto solare, molto spigliata, veramente molto carina. Il suo canale è un po' piccolino, ma secondo me merita di essere conosciuta perché è veramente super super sorridente, molto molto solare, questa cosa mi piace molto. Abbiamo pensato di mostrarvi per quanto riguarda il mio canale la morning routine autunnale, mentre invece per quanto riguarda il canale di Benedetta la night routine autunnale, quindi tutto quello che facciamo per quanto riguarda il mio video la mattina, mentre invece per quanto riguarda quello di Benedetta è la sera, insomma, prima di andare a letto. Spero che questa idea, che questo video vi possa far piacere. Siete sempre in tante a richiedermi questo genere di video, infatti vedo che viene anche visto molto, molto più volentieri rispetto ad altri video, e quindi per me è sempre un piacere registrarlo. Io non mi perdo più in chiacchiere, vi mando un grosso bacio e vi lascio il video. Ciao! La prima cosa che faccio ovviamente è quella di svegliarmi, e la sera prima di andare a letto mi piace puntare la sveglia perché altrimenti non c'è niente che mi sveglia, ma veramente niente, quindi per sicurezza metto sempre una sveglia la sera prima di andare a dormire. Caso mi sono svegliata alle 10 perché andavo a lavorare per ora di pranzo, e quindi quando non faccio la mattina preferisco dormire un pochettino di più, e la prima cosa che faccio appena sveglia è mandare il buongiorno a Ste, perché lui già sta lavorando da circa un paio d'ore. Quando finalmente decido di alzarmi, è la prima cosa che faccio è quella di far girare l'aria nella stanza, quindi apro la finestra, sbatto le lenzuola e i cuscini giusto per cambiare aria. Poi vado in bagno a rinfrescarmi il viso, quindi la prima cosa che faccio è quella proprio di rinfrescarmi il viso e lavarmi il viso con dell'acqua fredda, così mi sveglio al 100%. E poi passo a pulire il viso con un detergente delicato che in realtà sto utilizzando da diverso tempo, però vi assicuro che non finisce più, e quindi prima di aprire un altro detergente per il viso voglio finire questo in sostanza, quindi sto utilizzando questo veramente da un po' di tempo. È un detergente delicato, mi ci sto trovando veramente molto bene, ma vi assicuro che non finisce più. E dopo do una spazzolata ai miei capelli e vado a fare colazione, perché prima di tutto voglio mangiare qualcosina. E quindi passo alla colazione. Solitamente quando ho un attimo più di tempo, quando la mattina è un attimo più calma, quindi non devo andare subito a lavoro, insomma non sono di fretta, mi piace prepararmi il cappuccino. Questo aggeggio, non so come chiamarlo, l'ho acquistato al supermercato, lo trovate veramente in tanti supermercati, negozi per la casa, me lo chiedete sempre in tantissime, perché effettivamente la schiuma mi esce sempre molto molto bene. Utilizzo sempre il latte intero e molto molto fresco, perché così la schiuma uscirà molto molto meglio. Quindi vado a mettere il caffè sul fuoco, preparo la mia schiumetta e poi sono pronta a bere il mio cappuccino in questa mega tazza che tra l'altro adoro, di Anthropology. Quando il mio cappuccio è pronto mi piace berlo guardando la televisione o magari anche qualche video su YouTube se ho il tempo per poterlo fare. In questo caso ero semplicemente in salotto sul divano e accompagno il cappuccio. In questo periodo sto mangiando 5-6 pan di stelle che sono veramente buonissimi. In questo periodo sto appunto mangiando i pan di stelle in quest'ultima settimana, però mi capita anche di alternarli alle gocce, comunque biscotti con un po' di cioccolato la mattina mi piacciono sempre molto. And all night, keep on wishing, reminiscing, 'cause there is a light. Terminata la colazione, torno in bagno a mettermi tutte le mie cremine, maschere e quant'altro. In questo caso mi stavo facendo uno scrub al viso, un peeling idratante. Questo scrub mi rende la pelle molto più morbida e più liscia, e lo utilizzo due volte a settimana. Poi sono passata alla maschera. Questa è una maschera indicata per pelli grasse e miste, e la vado ad applicare semplicemente su tutto il viso. La tengo in posa per circa 15-20 minuti e poi vado semplicemente a risciacquare con dell'acqua tiepida. E mentre aspetto che la maschera agisca, mi lavo i denti.
crema idratante. In queste ultime 3-4 settimane sto utilizzando questa crema di Neve Cosmetics, si chiama crema eterea, è una crema indicata per pelli grasse e mi sta piacendo veramente molto, va a idratare in profondità la mia pelle e tra l'altro ha un profumo veramente buonissimo. All'interno di questa crema ci sono ingredienti come olio di riso e olio di jojoba, veramente il profumo vi assicuro che è paradisiaco. Terminati tutti questi passaggi per quanto riguarda la skincare, la cura della pelle, passo al make up e mi piace sempre accendere una candela per profumare la mia stanza, quindi prima accendo la candela, in questo caso avevo acceso questa di Bath & Body Works. Prima di tutto applico un balsamo idratante. Per quanto riguarda la base utilizzo il fondotinta di Maybelline, il Fit Me, nella colorazione 115, che abbino con il correttore sempre di Maybelline, l'Instant Anti-Age. Poi passo a ritoccare le sopracciglia con la matita di Kiko e vado a fissare il tutto con la cipria di Puro Bio. Per quanto riguarda gli occhi sono andata ad utilizzare tre prodotti di Essence in tre colorazioni differenti e poi sono andata ad applicare l'eyeliner in penna sempre di Essence, un po' di mascara, questo è il nuovo mascara di Puro Bio. E poi sono andata a fare il contouring con lo stick di Maybelline nella colorazione 01. Per quanto riguarda il blush invece ho utilizzato due prodotti, uno di Too Faced in polvere e uno in crema della Ops di Berrysome. Per quanto riguarda l'outfit invece sono andata di total black perché dovevo andare a lavoro, quindi devo sempre vestirmi di nero. Ho deciso di indossare questa camicetta di Bershka, i leggings in similpelle di Calzedonia, degli stivaletti bassi neri e poi per dare un tocco di colore ho messo questo pelicciotto in ecopelle che ho acquistato sempre da Zara e poi la mia borsa di Stella McCartney. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo martedì con un nuovo video, ciao!